Caro Presidente del Consiglio, caro Ministro della Salute, avete appena prolungato per altre 2 settimane il blocco di questa nostra Italia. Avete fatto bene, ma per favore, basta bugie. Non si può continuare a dire che va tutto bene, Madama la Marchesa, perché non va tutto bene. Perché non è vero che i dispositivi di protezione individuale sono arrivati dentro la sanità. Non è vero che il governo ha fatto tutto ciò che doveva per gli operatori della sanità. A 60 giorni dalla dichiarazione dello stato di emergenza, nelle corsie degli ospedali pubblici, gli operatori sono ancora alle prese con la mancanza di mascherine, tute, calzari, respiratori e di quant'altro è di loro necessità. E sono a combattere con la buona volontà, ma con delle organizzazioni improvvisate allo sbando. Per non parlare di quello che sta succedendo nelle RSA, dove in alcune di loro il personale è stato abbandonato e chiuso dentro con i pazienti ospiti. Non chiamateli eroi, quindi, ma non chiamateli nemmeno paramedici, che oggi suona quasi offensivo. Sono tecnici sanitari di radiologia medica, tecnici sanitari di laboratorio biomedico, tecnici di neurofisiopatologia, fisioterapisti, logopedisti, ortottisti assistenti di oftalmologia, dietisti, tecnici di fisiopatologia cardiocircolatoria, tecnici audiometristi, terapisti della neuropsicomotricità dell'età evolutiva, tecnici della prevenzione dell'ambiente e dei luoghi di lavoro, assistenti sanitari, tecnici di riabilitazione psichiatrica, terapisti occupazionali, educatori professionali, audioprotesisti, ortopedici, igienisti dentali, podologi, ostetriche e infermieri, ma anche OSS e autisti soccorritori. Sono professionisti della sanità che hanno subito le regole sbagliate messe in campo dal vostro governo e hanno fatto il loro lavoro con serietà e dedizione, anche se sono stati mandati al fronte innevato con le scarpe di cartone, ma non sono arretrati. Sono professionisti della sanità che sono rimasti al proprio posto a combattere questa guerra contro un nemico infido con le mascherine sbagliate eppure contate. Sono quei professionisti che fanno tutto questo per circa 1.500 euro al mese, ma che non possono andare avanti così. Avete sbandierato su tutte le televisioni che il paese gli deve riconoscenza. Bene, agite subito per la loro tutela. Rimuovete tutte quelle norme assurde che impediscono il riconoscimento dei rischi che affrontano ogni giorno e tutelate loro e le loro famiglie se avranno la sventura di ammalarsi. Ma soprattutto ricordatevi di ciò che avete detto ora quando tutto questo sarà finito. Perché in questo paese che acclama e reclama i calciatori da milioni di euro al mese deve cambiare la sensibilità nei confronti di questi professionisti della sanità, che hanno diritto ad avere altri e diversi inquadramenti e hanno diritto ad avere stipendi più alti e più dignitosi. Ma hanno anche diritto a essere ascoltati quando si programma l'organizzazione della sanità, quando si programma l'organizzazione del lavoro. Noi non rinunceremo a ricordarvelo. Noi saremo sempre in prima linea per chiedere i diritti di questi professionisti.